la potere popolare, lottare, creare, potere popolare, lottare, creare, potere popolare. Milano accanto alla Darsena, dietro di noi il banchetto di Potere al Popolo che ha terminato di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni. Sì, ha terminato di raccogliere le firme e presentarsi alle elezioni in tutta Italia, sottolineo, non solo a Milano. Per la prima volta si fa un tentativo di riunire quelle fasce popolari più colpite dalla crisi, più colpite dai provvedimenti contro il mondo del lavoro, come il Jobs Act, come la legge Fornero, accomunati da dei bisogni reali e che per la prima volta cercano di autorappresentarsi. Non delegano a professionisti, ma tramite assemblee territoriali dal basso discusse, hanno discusso appunto le candidature, hanno discusso i punti del programma e tentano questa avventura per autorappresentarsi e dare finalmente dignità agli sfruttati in questo paese. Qual è la differenza tra voi e Liberi e Uguali? La differenza è sostanziale, cioè non ci si può opporre come antiliberisti o quasi antiliberisti, perché anche in questo non credo siano stati chiari, quando poi si è stati i primi a firmare le leggi che hanno dato forza al liberismo sfrenato in questo paese. Due punti che oggi sono molto sul tappeto: il lavoro, come ridare stabilità e sicurezza sul lavoro, e l'altro è l'Europa. È stata molto criticata e attaccata in questi anni, voi siete per starci in Europa e per modificarla. Qual è la vostra posizione e le vostre proposte sul lavoro Europa? In questi ultimi giorni siamo pieni di numeri, di statistiche che dicono che l'1% della popolazione mondiale ha la stessa ricchezza dell'altro 99%. Di fronte a questa diseguaglianza sociale che aumenta sempre, la risposta della borghesia, delle classi dominanti in questo paese è la flat tax, cioè non fare pagare i ricchi e fare pagare i poveri. Quello che serve al nostro popolo è un lavoro stabile per i giovani, un lavoro con delle tutele, altro che tutele crescenti. Ridicolo. Bisogna completamente rivedere la legislazione sul lavoro per garantire i diritti dei lavoratori. L'eliminazione del Job Act è in assoluto il primo punto all'ordine del giorno, ha generato solo posti di lavoro precario e soprattutto è stata la parabola, l'ultimo atto di una distruzione del mercato del lavoro. Pensiamo anche che di fronte all'automazione del lavoro e quindi tutta l'avanzata dell'industria 4.0 sia necessario fare un ripensamento serio sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, e dal punto di vista delle Europa, noi pensiamo che sia da mettere in discussione l'Europa da un punto di vista dei trattati. Faccio un esempio: a breve vogliono rendere l'articolo 81, il pareggio di bilancio, dargli ruolo di trattato europeo. Questo vorrebbe dire che chiunque va al governo non potrebbe in nessun modo modificare quel meccanismo. Questo è inaccettabile. Noi rigettiamo in toto i trattati perché sono alla base, come il pareggio in bilancio in Costituzione, dell'impossibilità di rilanciare in questo paese proprio a partire dal lavoro. Noi crediamo che sia fondamentale che i cittadini si possano esprimere sui trattati europei, che sono quelli che hanno vincolato le politiche sociali del nostro paese negli ultimi anni, quindi fare un referendum sui trattati europei e che siano i cittadini a poter decidere se stare o no dentro l'Europa. Ogni volta che i popoli europei si sono pronunciati in merito a questa questione, si sono pronunciati contro l'Unione Europea, che è un organismo sovranazionale, antidemocratico e antipopolare. Di questi tempi la destra propone uno slogan che pare che abbia presa nei ceti popolari, che è prima gli italiani. Cosa contrapponi tu a questo slogan? Prima i lavoratori. I lavoratori non hanno pelle, non hanno colore, non hanno... mi viene da ridere, ma purtroppo ci sarebbe da piangere, non hanno razza. Quella di prima gli italiani non è altro che demagogia, in quanto oggi i nostri veri nemici, quelli che producono l'emigrazione di massa dai paesi del terzo mondo, sono le guerre che i nostri stessi governi hanno prodotto e di cui hanno bisogno, perché hanno bisogno della manodopera a basso costo qui in Europa. Quindi noi crediamo che prima di tutto vadano messo al centro i diritti dei lavoratori, che siano essi migranti o italiani. Noi pensiamo che ci siano
persone, che ci siano cittadine e cittadini in senso di non appartenenza di passaporto o di carta d'identità, ci sono i diritti e i diritti devono valere in assoluto per tutte e per tutti.